Buongiorno, allora come sapete il tema delle ispezioni è uno dei temi più sentiti dai nostri imprenditori e non potrebbe essere diversamente. Ormai i consumi alimentari fuori casa continuano a crescere anno dopo anno, addirittura quest'anno hanno raggiunto gli 83 miliardi di euro. E nei ristoranti, negli esercizi di ristorazione, come si dice fra gli addetti ai lavori, ormai possono entrare davvero tanti controllori. Pensate, dati alla mano, che solamente l'anno scorso l'ASL ha realizzato più di 73.000 controlli dei nostri esercizi. I NAS si attestano intorno agli 11.000, l'Ispettorato del Lavoro ha realizzato 22.000 controlli. Allora, come federazione, come FIPE, abbiamo cercato di realizzare una qualche forma di servizio che potesse dare ai nostri imprenditori sia una corretta informazione su quelli che sono i doveri per cercare di venire sempre più incontro alle esigenze dei consumatori e dei lavoratori, e dall'altra anche renderli edotti rispetto a quelli che sono i diritti che i ristoratori e gli esercenti in generale hanno nei confronti di chi deve realizzare delle ispezioni. Per questo abbiamo realizzato questo breve manuale, una guida molto pratica, un nuovo vademecum ispezione sul lavoro, sulla salute e sicurezza e sulle ispezioni igienico-sanitarie, e abbiamo anche realizzato 5 pillole video, fra l'altro in collaborazione con la ASL di Milano, facilmente consultabili, che simulano una ispezione. Qua dentro troverete i diritti e i doveri dei pubblici esercizi nei confronti dei controllori. Lo stiamo portando in giro per l'Italia, saremo a breve a Venezia il 25 marzo, poi saremo in Valle d'Aosta il 5 aprile, in Umbria il 15, a Trento l'11, insomma una ricca serie di presentazioni sul territorio. Per tutti coloro che fossero interessati, basta chiedere alla FIPE del territorio, che a sua volta lo può scaricare dal sito protetto della federazione. Grazie e buona ispezione a tutti.